Salve a tutti ragazzi, sono Abyssion e bentornati sul canale. Oggi sono qui con il decimo episodio della lore su The Bad Daylight, in cui racconterò la storia del dottore. Indossate le cuffie, spegnete la luce e buona visione. Il dottore, alias Herman Carter, fin da piccolo capiva la psicologia umana. Analizzare qualcosa di potente come il cervello umano lo intrigava. Perciò si impegnò negli studi. In breve tempo eccelse al liceo e fu nominato nella più grande testata giornalistica sulla psicologia, ovvero il Partisan. Un anno dopo venne inserito nel programma avanzato di neuroscienze di Yale e poco dopo fu reclutato dalla CIA, la quale stava riunendo tutti i maggiori esperti sul cervello umano, poiché riteneva che lo studio di quest'ultimo fosse essenziale per eliminare tutti i suoi nemici. Carter e altre reclute di alto livello furono trasferiti in un posto segreto nell'Illinois, conosciuto come il Larry Memorial Institute. Essendo la recluta migliore, Herman fu affidata al signor Stamper, il quale gli insegnò che l'informazione era tutto e la conoscenza era il potere. Stamper fornì a Carter tutti gli strumenti necessari per permettere a quest'ultimo di compiere il proprio lavoro, ovvero estrapolare informazioni dalle presunte spie della CIA, e lo incoraggiò a spingersi sempre oltre e a non considerare quella una struttura medica tradizionale, poiché non c'erano regole e neanche occhi a guardarli. L'organizzazione di tale struttura portò Carter nella giusta direzione, poi fece qualche passo indietro, vedendo che Herman poteva farcela da solo. Poco tempo dopo, Carter fondò il progetto Awakening, che sulla carta era descritto come un interrogatorio sperimentale. Dalla sua fondazione si iniziarono a sentire grida e gemiti al di fuori del suo laboratorio, e sempre più spesso le luci della struttura tremavano a causa di trattamenti ECT, un acronimo che sta per analisi elettrica invasiva del cervello. Tutte le grida furono ignorate. Nel corso degli anni Carter diventò noto come il dottore. Solo dopo che il Larry Memorial Institute rimase in silenzio per una settimana, si scoprì l'orrore che era accaduto ai pazienti e ai prigionieri. L'estrazione di informazioni sperimentali di Carter era diventata una malata e bizzarra tortura che si concludeva con l'uccisione del paziente da parte del dottore. I pazienti e i prigionieri furono trovati morti o in stati vegetativi, tutti con diversi tipi di trauma alla testa, ma l'orribile scoperta fu fatta nel suo ufficio. Sulla scrivania del dottore fu trovata la testa del signor Stamper, completamente aperta e con una serie di elettrodi e sensori inseriti nel suo cervello, ancora funzionante, ma seriamente danneggiato. Del dottore non vi era più traccia. Ma dai fascicoli trovati nel suo ufficio suggerivano che egli aveva sottoposto i prigionieri e i pazienti a quelle terribili torture per cercare l'elisir del controllo delle menti. Il governo, dopo questa orribile scoperta, insabbiò tutto e chiuse per sempre la struttura, anche se alcune voci popolari affermano che nella struttura si sentono ancora grida, pianti e soprattutto una risata di gusto, ma al tempo stesso malata. Herman Carter è un uomo dalla statura elevata, ma a differenza di Hillbilly, Trapper, Myers e il Clown, non ha un fisico molto robusto. Indossa un camice bianco da dottore, senza maniche, sporco e stropicciato. Però a incutere timore è il suo viso, imprigionato da lui stesso dagli strumenti per l'elettroshock, i quali forzano il dottore a tenere gli occhi sempre aperti e la bocca serrata in un sorriso sadico. In pugno della mano destra una mazza ferrata spuntata, ideale per far soccombere i pazienti più resistenti alla sua terapia. Infine, su tutto il corpo, possiede elettrodi e cavi elettrici che sono stati inseriti dall'entità per permettere al dottore di poter generare scariche elettriche a piacere dalle sue mani, ideali per far impazzire e bruciare completamente le menti dei survivors.
L'attrezzatura facciale che indossa il dottore è un riferimento al film del 1971, A Clockwork Orange, in italiano Arancia Meccanica, in cui il protagonista subisce un trattamento brutale di psicoterapia per curare la sua sete di sangue. La storia del dottore quasi sicuramente è un riferimento al progetto della CIA chiamato MK-Ultra, che fu attivo dal 1951 al 1973 e che aveva lo scopo di trovare dei modi per controllare la mente umana. Infine, l'animazione del dottore, del Memento Mori, è stata la prima in cui i sopravvissuti vedono una parte dell'animazione dalla prospettiva del killer. Questa era l'ultima curiosità. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e condividete il video. E se volete supportarmi, aggiungetelo ai preferiti, iscrivetevi al canale e date un'occhiata alla descrizione, che ci sono tanti link utili. Da Vision è tutto, alla prossima!